sia vero. C'è un palazzo del mistero che di notte è tutto nero. Attenti ad entrare, è meglio lasciar stare. Ci sono 100.000 macchine, ci sono 100 gradi. Attenti ad entrare, è meglio lasciar stare. I cuccioli sono soltanto 6. Se fossi loro io non entrerei. Alla fine io lo so, sarà vero. Entrando nel palazzo del mistero. Mentre fuori scoppia la tempesta, nel palazzo della magia tutto tace. Senza nome, però, sa bene che i piani più insidiosi sono quelli silenziosi. Veloci! Non resteremo invisibili ancora a lungo. Senza nome? Dobbiamo seguirlo. Scendiamo al piano terra. Quindi Maga Cornacchia è entrata in quel libro. Tutti quanti per partire ci dobbiamo rimpicciolire. Hai ragione, senza nome, siamo diventati enormi. Chiedo informazioni a questo signore. Buongiorno. Stiamo cercando una curiosa signora vestita di nero. Maga Cornacchia? Esatto, lei la conosce? No. Oh. Ma l'ho vista passare con Ambrogio, con Kun e Kambalu, che sono andati da quella parte. Dai, seguiamola. Bene, ho fatto esattamente ciò che mi ha chiesto di fare Maga Cornacchia. Lei è andata di là e io invece ho mandato i cuccioli dall'altra parte, verso il paese di Brob, la terra dei giganti. Bene, bene, bene. In che cosa vi posso aiutare? Ecco, cerchiamo Maga Cornacchia. Tu sai dove possiamo trovarla? Venite, vi accompagno da lei. Siamo arrivati. Voi aspettatemi qui e io torno subito con... come avete detto che si chiama? Ah, sì, Maga Cornacchia. Ho l'impressione che ci siamo messi in un bel guaio. E adesso che si fa? Siamo diretti alla terra volante che fluttua nell'aria. E stiamo per arrivare al punto di lancio. Punto di lancio? Che cosa vuol dire per la precisione? Smettila con tutte queste domande. Eccoci arrivati. Ci lanciamo al mio tre. Uno! Fermi, fermi, fermi! Ma io non so volare!
Sta tranquillo, Kunkun, abbiamo i mantelli. Ma io non so volare nemmeno con il mantello. Se non chiudi quella bocca te la incollo con la colla a presa rapida. Lanciamoci! Non eri tu che non sapevi volare con il mantello? Sì, ero io. Ho paura di volare con il mantello. Beh, prova senza! Va a recuperarlo e poi raggiungiamo la terra volante che fluttua nell'aria. Hai trovato Maga Cornacchia? Maga Cornacchia non so chi sia, ma ho una cosa davvero molto speciale in serbo per voi. Ehi, non fare lo spiritoso se non vuoi fare i conti con lui. Ma io che cosa c'entro? Sono un innocuo coniglietto. Non faccio del male a nessuno. Basta. Basta chiacchierare. Vi porterò nel tendone del circo per provare il vostro numero. Se qualcuno proverà a torcermi una piuma, dovrà fare i conti con te. Ma perché sempre con me? Proviamo il nuovo numero di questa sera, il pulcino senza nome contro l'animale più pericoloso del mondo, il nero nero. Ora liberate il mostro e portatemi qui il pulcino. Il pulcino è pronto a combattere. Con un numero simile tutto il paese di Broba correrà al mio circo. E ora fate entrare il mostro. Finisce qui. Voglio darvi in pasto al ragno gigante. Ehi, ma che fai? Riportali subito qui! Vi aiuto io a trovare la maga. State attenti! Tra poco dovremmo incrociare la rotta della terra volante che fluttua nell'aria. Ecco, è la terra volante! Seguitemi! Ora puoi scendere, Kunkun. Non vorrei che tu mi avessi preso per un taxi. Adesso possiamo recuperare la prossima parte della formula. Venite, sarà facilissimo come bere un bicchiere d'acqua. Naturale o gassata? Smetti di dire sciocchezze o la maga ti trasforma in qualcosa di brutto, brutto, brutto. Grazie per l'idea, Kambalu. Beh, non siamo poi così brutti, brutti, brutti. Non vorrei sbagliarmi, ma quelli mi sembrano Maga Cornacchia e i suoi scagnozzi. Non ti sbagli affatto. Avvisa immediatamente l'aquila che vogliamo atterrare. Io non so parlare l'aquilese. Non preoccuparti, coniglio, ho capito benissimo. Ora scendo. Allacciate le cinture di sicurezza e spegnete i cellulari. Buona fortuna! Senza nome, vuole sapere perché ci hai salvato dal gigante del circo. Il gigante mi ha catturato dal nido appena uscito dall'uovo, poi mi ha obbligato a lavorare per lui. Ma non mi è mai piaciuta la vita del circo e oggi ho finalmente capito che era giunto il momento di andarmene. Così eccoci qua. Grazie dell'aiuto che ci hai dato. Speriamo di rivederci presto. Ciao, amici. Grazie ancora!
ottenere la formula, ora salteremo dentro a quella nuvola. Hai il libro con le pagine bianche, Kun Kun? Sì, ma non riesco a prenderlo con queste manone. E va bene. Grazie al suono dei violini, che ritornino ermellini! Allora dobbiamo saltare dentro la nuvola. Ma non sarà pericoloso? Beh, per te sarà molto più pericoloso se non salti. Evviva! Saltiamo! Sistemate il libro dentro al baule. Chiudetelo e buttate via la chiave. Perché la biblioteca è così buia? Siamo chiusi dentro! Oh no! E ora che facciamo? Ho un'idea! Piccolo mago, facci tornare grandi! Va bene, Holly. Senza tanti rituali, orsù noi torniamo normali! Ora spingiamo forte verso l'alto! E quello che libro è, Cilindro? Questo? Sì, l'ho preso nel baule per leggere qualcosa nel caso ci avessimo messo troppo a uscire. Ma come avresti fatto a leggere se dentro era buio? Infatti avrei guardato soltanto le figure. Chissà come faccio ad avere sempre la risposta pronta. Chissà come faccio ad avere sempre il pugno pronto. C'è scritto qualcosa su Onofrio, il capo del Gran Collegio dei Maghi. A quanto pare hanno rapito suo figlio durante la battaglia con i maghi barbari. Sì, ma ora muoviamoci. Maga Cornacchia potrebbe tornare da un momento all'altro.